Ovviamente auguriamo loro di trovare successo all'estero, così come l'ha trovato Giuseppe Taibi, produttore, esploratore d'olio a Boston. Il servizio del nostro Stefano Salimbeni. L'ho iniziato per, come dire, necessità personale, perché 20 anni fa qui a Boston, quando io sono arrivato, riuscire a sopravvivere dal punto di vista alimentare da siciliano era una sfida. A me mancava il mio olio, quello mio proprio che fa la mia famiglia. Siamo di Agrigento e io sono andato all'università a Palermo, eravamo chiamati gli studenti fuori sede e c'era sempre questa cesta, no? Preparata dai genitori, dove c'erano dentro tutta una serie di cose favolose, frutta fresca, pietanze preparate dalla mamma, dalla nonna e quindi anche l'olio ovviamente. Allora questa tradizione, diciamo, in un certo modo si è dovuta poi in qualche modo evolvere. Non abbiamo mai comprato olio a casa mia. Anche per me era strano acquistare un olio X, che sapevo benissimo che non avrebbe mai avuto quelle caratteristiche alle quali sono abituato. E quindi all'inizio me lo sono fatto arrivare appunto per uso personale. Da tanti anni sono qui negli Stati Uniti per occuparmi di alta tecnologia. Sono anche esperto di intelligenza artificiale, che è la mia professione. Lei era un pioniere delle app quando le app non si chiamavano neanche così. Lei inventò una guida turistica da telefonino, quando il telefonino ancora non c'era. Sì, pensavo che quello che sarebbe accaduto era inevitabile, perché appunto avevo messo un po' insieme quello che erano le tecnologie emergenti. E avendolo sperimentato con i primi palmari appunto su dei terminali mobili, allora ho pensato che esploderà e cambierà veramente tanto nella nostra vita. Poi lei ne ha fatta una per ascolto musica e sintonizzazione. Esatto. Sì, anche quella è stata una delle applicazioni pionieristiche e attraverso quest'app era possibile iniziare a crearsi una stazione radiofonica personalizzata partendo da una canzone. Un precursore di quello che c'è oggi su YouTube, cioè che si fa le playlist da sola praticamente. Esatto, sì, era un po' quello il concetto. Lei l'ha sempre venduto il suo olio da quando è venuto qui, da subito? Non da subito, all'inizio ne avevo appunto un uso strettamente domestico. Poi però i miei amici che sono venuti a casa, che lo assaggiavano, dicevano ma è una cosa incredibile quest'olio, assolutamente bisogna valorizzarlo. E devo dire, questo è stato un momento per me di grande soddisfazione. Sicuramente una gran bella scusa per tornare a casa nel periodo della raccolta, ma durante tutto l'anno una scusa eccezionale per poter restare in contatto con la mia famiglia. Poi figuriamoci, facendo queste cose di alta tecnologia non è che abbiamo granché di cosa da discutere. Invece parlando di quest'olio abbiamo incominciato a pensare insieme come possiamo fare, l'etichetta, prepararla per il mercato americano. L'olio è uno di quei prodotti che ancora in America sono relativamente poco diffusi. In Italia, diciamo, il consumo pro capita annuale di olio extravergine di oliva è di 16 litri all'anno. Qui in America, invece, il consumo annuale è 1 litro. Io mi sento quasi un ambasciatore della mia terra, ma di questo di fatto si tratta. L'olio d'oliva è uno dei prodotti più antichi che si possano trovare nella storia dell'umanità. Io sono la quarta generazione di produttore, ma le mie figlie sono la quinta. Ci sarà un'altra sfida, perché io sono cresciuto lì e ho avuto questo attaccamento. Come faccio a far sì che le mie figlie continuino questa tradizione? Una delle mie figlie ogni tanto mi dice questa cosa che mi riempie di gioia, e magari, non so, c'è un profumo per qualcosa che stiamo cucinando e lei mi dice ah, smells like sesame. Ci sono 15 litri a testa da vendere. Sì, infatti. In America, c'è, giusto? C'è ancora parecchio da fare. È diventato il suo mestiere? Non ancora, ma sarà il mio mestiere quando la parte tecnologica diventerà non così interessante come ancora è. Senta, una bella app che ha a che fare con l'olio? Ci sto pensando a qualcosa del genere, soprattutto per i ristoranti. Un'app
che appunto permette ai clienti di aggiungere a una mappa, no, virtuale, quali sono i ristoratori che invece hanno dell'olio di qualità al tavolo. Far sì che si crei, diciamo, dal basso questo tipo di informazione. Speriamo che non inventino un robot che assaggia l'olio. Oh my, speriamo di no. Caro maestro, quanta soddisfazione ci danno i nostri connazionali all'estero. Ma insomma, l'olio è un'eccellenza del nostro Made in Italy.